benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, come avete appena letto dal titolo, oggi vi porto un po' di mezzi. Come potete vedere dalle mie spalle, stiamo parlando della nuovissima SF90 Ferrari. A fianco troviamo la MC20, che è vero, l'ho già portata a marzo sul mio canale. A fianco troviamo la nuovissima SL63 MG di Sebastian, che ho già portato un mesetto fa su YouTube. E a fianco troviamo quel bolide che è uscito settimana scorsa. Stiamo parlando della nuovissima classe G63 AMG, un 4000 8 cilindri biturbo da 585 cavalli. Ma andiamo a vederle piano piano, una ad una. Eccola qui, come vi stavo dicendo prima, stiamo parlando del primo 1000 cavalli ibrido della Ferrari. A fianco troviamo MC20. Stiamo parlando di un 3000 V6, 640 cavalli, 0-100 in 2.9 secondi. SL 4000, 8 cilindri, 585 cavalli, stessi cavalli della classe G63 MG, 0-100 in 3.5 secondi, ottava generazione e G63. Ma ora siamo a provincia di Padova, andiamo a farci un bel giro, andiamo! Eccoci qua, siamo appena partiti, siamo a bordo della SF90. Come vi stavo dicendo prima, è la prima Ferrari stradale che presenta ben 1000 cavalli. Stiamo parlando di 780 termici e 220 elettrici. Per quanto riguarda lo 0-100, stiamo parlando di 2.5 secondi. Mai salito su un'auto, manca bestia, che fa uno 0-100 in così poco tempo. Neanche la Tesla Model X che portai l'anno scorso. Comunque, per quanto riguarda gli interni, il bello di avere questo mega grandangolo, si intravede il colore giallo dell'esterno, poi qui troviamo la scritta SF90 stradale e guardate il cruscotto completamente elettronico. E per quanto riguarda il volante, devo dire, con gli inserti gialli è davvero molto bello. Poi gli assetti di guida li possiamo personalizzare con questo manettino in basso, un po' come sulla F430. Ma di cosa stiamo parlando? Non me lo aspettavo, anche perché l'ultima Ferrari che ho portato davvero potente su YouTube è la 488 pista, ma c'è una differenza abissale. Ok, guardate quanto sono particolari le chiavi della SF90. Sono, come potete vedere, scritta SF90 qua in basso e un logo abnorme del cavallino con sfondo giallo con scritta Ferrari. E poi per quanto riguarda la parte posteriore, troviamo la scritta SF90 stradale atelier e la vista posteriore ovviamente non è niente di che. Stiamo parlando comunque di un'auto con trazione posteriore. Io direi mettiamola in full electric. Ok, ora la SF90 è completamente in elettrico, guardate qua. Ovviamente sì, non stiamo parlando di una grandissima autonomia, se non erro dovremmo essere intorno ai 25 km di autonomia con il motore completamente elettrico. Così mi dicono, si ricarica molto velocemente. Infatti, come potete vedere dal cruscotto, ovviamente in fase di frenata, aspettate che vi zoom, in fase di frenata vedete il verde dove c'è scritto charge, anche perché in fase di frenata, grazie ai movimenti di inerzia eccetera, le batterie si ricaricano. Guardate raga i chilometri, in un anno e qualche mese esattamente 10.000 chilometri. Ma raga, ma io non so che cosa dire. Guardate il sedile del guidatore con gli inserti gialli e la scocca dietro completamente in carbonio. In più noto con molto piacere che è stato aggiunto l'optional di poter vedere la velocità, i giri del motore e la questione gomme sul sedile del passeggero. E poi guardate dentro quanto carbonio, questa parte qua completamente in carbonio. Carbonio sotto la scritta SF90 stradale, qua carbonio, paddle completamente in carbonio, parte del volante completamente in carbonio. Questa qua è per quanto riguarda le luci per cambiare in manuale, questa parte in carbonio. Plancia centrale completamente in carbonio, scritta SF90 là in fondo, non so se riuscite a vederla. Comunque, come vi stavo facendo vedere prima, battitacco in carbonio con scritta Ferrari. Ed eccoci qua. Ok, siamo usciti. Sentite il sound al limite di questa SF90. Questi due mega scarichi posteriori con il logo Ferrari centrale. Dietro troviamo la MC20, sound al limite MC20, beh, devo dire
Devo dire che per essere un 3000 V6 si fa ben sentire. E se non ricordo male, suona molto di più della MC20 blu che portai sul canale a marzo. Stiamo per andare a farci un passo di montagna, ma sentite che casino, raga. MC20, SF90, SL63MG e in fondo la G63MG. Comunque da ricordare, apertura farfalla come l'Alfa 33. Poi guardate i cerchi, con al centro il logo Maserati, pinze gialle, guardiamo gli interni. Sul battitacco la scritta MC20 e guardate questi mega sedili con gli inserti, anche questi gialli. E niente, purtroppo come ogni cosa deve sempre finire male, perché un cretino ha appena cercato di tirarmi sotto con una Smart. Per fortuna sono riuscito a spostarmi, perché sennò mi asfaltava. Allora, cambiato mezzo come potete vedere dagli interni, e per chi l'ha visto di voi stiamo parlando degli interni della SL63 AMG, un 4000 8 cilindri biturbo da 585 cavalli, stessi cavalli della G63 AMG, che ho portato comunque la SL a inizio gennaio. Stiamo parlando di un'auto ottava generazione, stiamo parlando comunque dello stesso modello delle ali di gabbiano, costruite per la prima volta nel 1952. Per chi ha visto il video, comunque un frap davvero unico. Comunque eccoli qua gli interni, con questi super led che identificano sempre Mercedes, che devo dire all'interno sono davvero stupendi. Eccoci qua, ci siamo appena fermati. Raga, guardate il motore della SF90 qua sotto, con il tappo con scritta Ferrari. Ciao Seba. Eccolo qua, mamma mia. Cosa ne pensate se portassi la SF90, che non l'ho ancora portato, su YouTube? Fatemelo sapere nei commenti. Comunque da notare, siamo arrivati in questo paesello, oserei dire, abbastanza piccolino, in provincia di Padova, con sopra qua una mega villa, e non so che paese sia, però devo dire molto caratteristico, molto antico, e vediamo se riesco a farvi vedere. Guardate qua. Eccola qua in cima. Comunque raga, stiamo scendendo questa collinetta e devo dire davvero borgo stupendo. Ci abbiamo proprio di quei posti in Italia che sono favolosi. Poi con la luce giusta eccoci qua davanti, come vi ho detto prima, troviamo queste due supercar. Però devo dire, posto, giorno, luogo, auto, tutto perfetto. E ora stiamo andando al tempio di Canova, se non mi sbaglio, e dove faremo delle foto insieme. Ma ecco qua dei fotografi. Guardate, 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 guardate. Eccoli qua. Raga, guardate che luce stupenda. Uno dietro l'altro, il sole che sta calando, è davvero un posto perfetto. Eccoci qua. Ora sta arrivando un camion e direi non facciamo l'esperienza di prima. Spotted in quel di Padova provincia. Eccoci qua. Spottati da dei fotografi. No, non è vero, sono con noi. Siamo tipo in quattro, youtuber, un videomaker, due fotografi, tutti a farci un giretto tra amici. Però location perfetta, come ho detto prima. Eccoci qua. Dopo sono curioso di vedere i loro risultati, perché sicuramente saranno spettacolari. Ok, superata la MC20, eccoci qua davanti con la SF90. Ammazza che accelerazione, anche perché c'è scappata da davanti, quindi noi le vogliamo stare attaccato. Nonostante ci siano quasi 400 cavalli di differenza tra noi e la SF90, sicuramente la SL si fa ben rispettare. E non so se l'avete sentito, ma in sottofondo il sound non manca mai. Oh! Eccoci qua, scendiamo. Siamo appena arrivati al tempio di Canova. Eccolo qui, guardate che paesaggio. E poi guardate quanto risalta il blu della SL, che si è appena accesa, con il bianco.
poi andiamo sul giallo. Guardate che dettagli, con motore Nettuno, realizzato in collaborazione con Dallara, centrale posteriore. Ferrarino acceso, torniamo alla base. Cioè raga, guardate, tutto touch, impressionante. Raga, guardate quanti gradi, guardate, oh, zoomiamo, che è scritto là, 2 gradi. Sì, io domani spero di non aver la febbre, anzi, appena arriviamo alla macchina, alla mia macchina, prendo giù il brufen che ce l'ho nello zaino per evitare problemi. Scusi, ma dove si trova la bombola per fare metano? No, eccola. Dai, vediamo, eccola, no, mettiamolo che... dentro. 100 ottani da notare, eccolo qui, 100 ottani a 2,19 al litro. Porca vacca, però raga, è una soddisfazione. Ora, dopo aver fatto metano alla MC20, facciamo GPL alla classe G e poi chiudiamo con un goccio di idrogeno alla SF90. Diesel alla SF90. Che cosa dire, non ho parlato perché ecco, per questo motivo qua. Ok raga, MC20, siamo all'interno, eccoci qua, guardate che bello, completamente full carbon il volante. Vacca bestia. E scendiamo e devo dire raga, esperienza impressionante, non so che cosa dire. Ok, chiudiamo la portiera della SF90 con i fari accesi, eccola qui. Allora, siamo arrivati in questo parcheggio, fa abbastanza freddo, devo dire la verità, anche perché mi sono dimenticato il giubbino in macchina. Detto questo, spero che questo video un pochettino diverso dal solito, dove abbiamo fatto un giretto tra amici, vi sia piaciuto. In caso se ne voleste altri, fatemelo sapere nei commenti. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima con nuovissime bellissime supercar. Ciao.